vado alla ricerca di oasi dove il pensiero e i sogni camminano parallelamente. Mi capita spesso di voler bloccare un sogno e di fermare il tempo. La corda di canapa sale lentamente, alla sua estremità è legato un vecchio montanaro. Egli conosce la vita, conosce il mondo, conosce me. Ho sempre pensato che non esistono luoghi brutti, ma luoghi diversi. Per cui amo dove sono nato, dove sono cresciuto, amo le colline, amo il mondo. Io credo che ogni luogo ti possa dare grandi sensazioni, sensazioni importanti ed emozioni. Pianura riuscivo a vedere, non sempre, però quando c'erano delle giornate molto limpide vedevo il Monte Baldo. Per me quello era il mio Everest, era il mio K2, e per cui ho detto mi piacerebbe un giorno arrivare su quel cocuzzolo bianco, soprattutto d'inverno. E poi vabbè, mi è capitato, ho visto il Lago di Garda, ho visto altre montagne e ho detto ma se è affascinante a arrivare a 2000 metri, chissà che quanto si riesce a vedere da molto più alto. È così, forse è un difetto quello di non accontentarsi, però poi alla fine è come tante cose, uno si appassiona. Da Castiglione Stiviere si andava sulla Damello, sulla Presanella a piedi. Sei giorni, sette giorni venivamo criticati, presi in giro, e per me quelle rimangono ancora le esperienze più importanti, perché io credo che l'andare per monti non significa trovarsi sotto una parete, ma c'è tutto un percorso da fare, un percorso graduale che ti fa capire gli ambienti, ti fa capire le persone che vivono in quei luoghi.